Zelcor presenta L'Infernauta, lettura di Lorenzo Pieri, interpretazione di Rosanna Lia, Pilgrim Cantastorie e Il Fantasma del Web. Se volete sostenere il canale, prendete in considerazione di condividere i video, iscrivervi ai social annessi e fare una piccola donazione. Il seguente racconto è inadatto a minorenni e persone impressionabili. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende chi a vita ci spense. Inferno, canto quinto. Dante Alighieri. Ignara di avere poco meno di 10 minuti di vita, Loredana Innocenti camminava di buon passo tra la gente, i tacchi delle scarpe che rumoreggiavano lungo via Guicciardini, in direzione del Ponte Vecchio. Sorpassò il tavolino di un bar al quale erano seduti alcuni chiassosi uomini in abiti da operaio. Nel vederla, gli sguardi della comitiva si indirizzarono all'istante sul fondoschiena fasciato dalla gonna del tailleur, nonché ai polpacci seducenti che sforbiciavano da sotto l'orlo. Uno di loro unì i polpastrelli di pollice e indice a formare un cerchio, se li infilò tra le labbra e produsse un acutissimo fischio d'apprezzamento. In altre circostanze, Loredana si sarebbe voltata e avrebbe rivolto loro un sorriso insolente prima di andarsene, accentuando il movimento del bacino. Di solito le faceva piacere che gli uomini la notassero e che persino l'affermassero, riconoscendola e chiedendole un autografo. Ma quel giorno restò fredda a tali profferte, anzi la infastidirono persino. Ancora non aveva individuato la fonte del malessere che la tormentava da quasi 3 giorni, crescendo di intensità. Era il 18 ottobre, un bel martedì fresco come il velluto, ma lei non si sentiva pervasa dalla sua solita verve frizzante. Indossava un tailleur color tortora, bello ma piuttosto anonimo, se paragonato agli abiti che sfoggiava quando era di umore migliore. I capelli, tinta miele, erano coperti da un foulard in tessuto paisley che le avvolgeva la testa come un turbante, mentre buona metà del volto, che alcuni giornalisti avevano definito simile a quello di Grace Kelly, era mascherato da enormi occhiali da sole dalle lenti tonde. Si trattava della mise che portava per travisarsi quando aveva troppa fretta e non gradiva essere fermata dagli ammiratori ad ogni piè sospinto. Con la mano inguainata in un guanto di pizzo, agitava un ventaglio davanti al volto, malgrado la temperatura non fosse tale da renderlo necessario. Avrebbe fatto meglio a restarsene nel suo appartamento, farsi portare la colazione a letto e magari, per sfogare il malessere, avrebbe potuto chiamare il suo agente, lamentandosi con lui per lo slittamento dell'inizio delle riprese di Cena a Tripoli, il film per il quale era stata scritturata come protagonista. Avrebbero dovuto cominciare la settimana precedente, ma il regista, lo sceneggiatore e buona parte della troupe avevano partecipato a violente manifestazioni contro la guerra nel Vietnam, finendo agli arresti. Lì per lì le era parsa una buona idea fare 4 passi, convinta che questo le avrebbe giovato. Ora però capiva di essersi sbagliata di grosso. Si sentiva debole, le gambe molli, le tempie che pulsavano, bocca e gola secche. Una sgradevole sensazione di calore le cresceva dal petto, spedendo vampate su per il collo, facendola sudare. Sebbene schermati dalle lenti scure, i suoi occhi erano infastiditi dalla poca luce ancora in grado di raggiungerli. Perché non si era data retta, si chiedeva mentre raggiungeva il più famoso ponte fiorentino, stretto tra antiche botteghe di orafi che nascondevano l'Arno alla vista. Perché non aveva semplicemente lasciato che fosse la sua assistente personale ad assolvere l'incombenza di andare a ritirare una parure d'oro bianco la cui chiusura si era rotta? Al diavolo, quell'oggetto neanche le piaceva così tanto, a ben rifletterci. Gliene aveva fatto dono un principe arabo, Omar ibn Vattelapesca, folgorato dalla sua bellezza quando l'aveva vista sullo schermo più di un anno prima. Da quel momento
quel viscido le aveva fatto una corte serrata, diventando sempre più insistente, al punto da acquistare una villa sulle colline senesi, dalla quale le mandava regali, fiori e inviti sotto forma di poesie. Lei, sulle prime lusingata, poi via via sempre più insolentita, aveva finito per seppellire quel rapporto sotto una coltre di gelida indifferenza. Ma che si credeva, quel mullà, di poterla inserire nel suo harem di giovani attrici occidentali? Lei non aveva alcuna voglia di unirsi alle farfalle della sua collezione, grazie tante. Almeno fosse stato un Lawrence d'Arabia, ma quel tizio era pure brutto e nessuna somma di denaro avrebbe potuto renderlo diverso agli occhi di Loredana. A lei non importava niente dei soldi, era all'apice di una fortunata carriera. Non aveva alcun bisogno che fosse un uomo ad acquistarle pellicce e gioielli. Voleva divertirsi, godersi la fama e la giovinezza, perché, come insegnava Lorenzo il Magnifico, del domani non c'è certezza. Desiderava un'esistenza estasiante e frenetica, come 3 giorni prima, a quella festa meravigliosa svoltasi in una delle ville Medice. Benché già acclamata, con all'attivo 5 film di grande successo, sia di pubblico che di critica, Loredana ancora faticava a credere di essere assurda a quello sfavillante cielo di astri umani. Le era parso di sognare, trovandosi a scegliere tartine dallo stesso vassoio di Franco Zeffirelli, sorseggiare champagne gomito a gomito con Alberto Sordi, oppure di ricevere complimenti sull'abito da Elizabeth Taylor. E lei era parte di loro, non un outsider come i camerieri in livrea o gli addetti al catering. Lei non brillava di luce riflessa, ma la produceva. Della serata ricordava solo immagini mosse e troppo vivide. Lo champagne era davvero di una marca eccelsa e scorreva giù per la gola come seta liquida. Ricordava però di quel tipo alto e seducente. Sulle prime lo aveva scambiato per Paul Newman, ma anche quando si era resa conto che no, non era lui, aveva lo stesso lasciato che la conducesse nei giardini della villa, lontano dagli altri, e lì, nelle ombre argentee della luna che filtravano tra i rami dei limoni, l'aveva presa come un animale in calore. Loredana era attiva sessualmente da quando aveva 16 anni e in tale campo non si considerava una principiante, ma quella notte era tornata ad essere una vergine. Nessuno l'aveva mai scopata in quel modo, riducendola ad un puro oggetto di lussuria, annullandola come persona e come donna. Al dirompente piacere si era mescolato il panico. Ricordava di essersi chiesta, scioccamente lo riconosceva, se fosse davvero un uomo quello che la possedeva con quella brutalità incalzante, riversandole tra le cosce vampate ardenti che le avevano dato la sensazione di lingue di fuoco, la stessa sensazione che provava adesso. La folla la comprimeva, il sole oltrepassava le vetrine, riverberando sui gioielli esposti, trasformandoli in tizzoni ardenti. Aveva la febbre, non c'era alcun dubbio. Un pensiero spaventoso la fece trasalire. E se per caso erano i sintomi di quella malattia, quella di cui aveva letto varie volte sul giornale? No, che idea cretina. Era febbre alta, ma nient'altro. Si sentiva davvero stupida ad essere uscita di casa. Che avrebbe fatto adesso? Faticava a reggersi in piedi e le pareva che gli occhi di tutti la sbirciassero. Dio, sperò che non avessero capito la sua identità. Sarebbe finita su tutti i giornali e le riviste scandalistiche avrebbero colto l'occasione per seminare illazioni, ventilando l'idea che se ne andasse a zonzo ubriaca o drogata. Un telefono, ecco cosa le serviva. Un telefono per chiamare qualcuno che venisse a prenderla. No, preferiva una vasca piena d'acqua ghiacciata. Sì, era quel che ci voleva. Immaginò la vasca di casa sua, a filo del pavimento, colma fino all'orlo d'acqua gelida, con tanti cubetti di ghiaccio che formavano un mosaico trasparente sulla superficie. Desiderò di immergersi e di sentire lo sfrigolio del suo corpo rovente a contatto con l'acqua,
si figurò il piacere sessuale che avrebbe provato. Qualcuno la urtò. Qualcun altro le disse qualcosa di ostile che lei sentì appena. Troppo caldo, si sfilò il foulard, lasciandolo cadere a terra. I guanti fecero la stessa fine. Barcollava ormai. I suoi pensieri erano acqua in ebollizione nella testa, incoerenti e fluidi come un incubo. Era di nuovo notte, nella limonaia, la luna che incendiava il buio, il fuoco del falso Paul Newman che la consumava dolorosamente, brutalmente, e la sua voce dolce e crudele che sussurrava al suo orecchio. Omar ti manda i suoi saluti, Angelo. Era stata violentata dall'inferno. Arrivò senza accorgersene all'altezza del monumento a Benvenuto Cellini. Raggiunse la balaustra del ponte, sgomitando impunemente le altre persone. Gli occhiali le piovvero dal viso e li frantumò sotto le scarpe. Acqua, acqua per spegnere l'incendio che le ardeva dentro. Ma come avvistò il fiume, il riverbero del sole le provocò l'effetto di spilli negli occhi. Non era acqua, ma materia bollente, una colata di piombo fuso. Loredana Innocenti cominciò a strillare, le mani premute sugli occhi. Molte teste si volsero a guardare mentre le ginocchia le cedevano, facendola cadere di schianto. Le gambe, fasciate dai collant, si esibirono in un frenetico balletto di convulsioni. Una scarpetta le volò via dal piede, finendo oltre il parapetto, precipitando nell'Arno. E molto prima che i medici raggiungessero il luogo, la gente che aveva assistito aveva già diffuso la notizia a mezza città. La febbre fiorentina aveva reclamato un'altra vittima. In piazza del Duomo, proprio alle spalle della zona absidale della cattedrale di Santa Maria del Fiore, una tenda color crema si estendeva ad ombreggiare le vetrine dall'intelaiatura di legno di una bottega dall'aria austera ed elegante. Sulla mantovana della sopracitata tenda, in ampollose lettere goticheggianti, stava la scritta «Lo scrivano». La posizione era ottima, poiché ad ogni ora del giorno, in ogni stagione, 7 giorni su 7, quella piazza era una costante fiumana di turisti venuti da ogni dove per farsi sbalordire dall'immensità della cupola del Brunelleschi, dall'altezza vertiginosa del campanile di Giotto e dalla maestosità della porta del Paradiso del Battistero. La merce esposta dietro il vetro attirava l'attenzione di moltissimi, ma quelli che ne varcavano la soglia erano un numero più esiguo, dal momento che i prezzi erano tutt'altro che popolari. Non di meno, chi aveva il portafoglio abbastanza largo da potersi permettere l'acquisto non tornava mai a lamentarsi. Dagli anni 30 lo scrivano era la meta prediletta di tutti gli amanti della carta decorata, degli oggetti da scrivania, degli accessori di scrittura, degli ex libris, dei sigilli e delle preziose stilografiche. Non c'era esponente della dolce vita fiorentina che per Natale, per un compleanno o un matrimonio, non avesse ricevuto in dono un articolo comprato proprio lì. Era però improbabile che a servirli fosse stato l'attuale proprietario, che di solito lasciava tutto nelle mani della commessa, una giovane brunetta, carina, dall'acconciatura buffon, di nome Annalisa. In quel momento, circondata da espositori, sedeva dietro il lustro bancone, ascoltando Yesterday and Today, l'ultimo album di quella band inglese che le piaceva da impazzire, i Beatles. Era vagamente conscia che, tradotto, il nome significava qualcosa come scarabei o scarafaggi, ma era andata ad ascoltarli a Roma a giugno dell'anno passato e da allora ne era diventata schiava. La porta del negozio si spalancò e la commessa alzò la testa dalla copia di Annabella che stava leggendo. Si aspettava un cliente, ma quel che vide fu decisamente meglio, facendole sbocciare un sorriso sulle labbra, cariche di rossetto. Bentornato, signor Lonza. Fatto affari d'oro?
Due stilografiche, un set da scrittura e un portadocumenti. Litografato o in marmo? Marmo. Allora direi che meriti una gratifica. Tirò fuori il braccio che fino a quel momento aveva tenuto con noncuranza dietro la schiena, porgendo ad Annalisa una rosa tea. Oh, lei è terribile, signor Lonza! Lo rimproverò Annalisa con astio fasullo, accettando il dono e portandosi subito la corolla sotto al naso, inspirando profondamente. Come farò a spiegare questa rosa al mio fidanzato? È molto geloso. Io no, replicò il datore di lavoro, strizzandole l'occhio. Il volto ovale di Annalisa assunse una vivace sfumatura rossa e gli occhi le scintillarono come berilli al sole. Tornando ad annusare i petali setosi, sbirciò furtivamente l'uomo che l'aveva assunta e si ritrovò a pensare non per la prima volta e con una punta di senso di colpa che da quando lavorava per Eros Lonza un po' le spiaceva di essere già impegnata con un altro. Alto più di 1,80 m, con le spalle larghe e le membra forti, Eros Lonza coniugava in un solo corpo virilità ed eleganza. Visto tra la folla, poteva facilmente essere scambiato per Paul Newman o qualche altro divo di Hollywood, anche per via della folta capigliatura bronzea e ondulata che si accoppiava perfettamente con le iridi azzurro elettrico. La barba, che gli ricopriva l'arco della mandibola, circondandogli la bocca, era leggera, appena una sfumatura dorata che gli attribuiva un che di canagliesco senza guastare la raffinatezza della sua figura. Era pure l'uomo più stiloso e alla moda che Annalisa conoscesse, sempre informato sulle ultime tendenze, capace di abbinare le giuste tinte e gli accessori adeguati a garantirsi il miglior effetto possibile. Attorno a lui, vivace ma non prepotente, aleggiava una vaga aura di fragranze Creed, agrumate e legnose, alle quali si aggiungeva un tocco di fumo di sigaro. Era un pirata gentiluomo, un furfante dai modi garbati e dai gusti preziosi. In tutta coscienza, semmai lui avesse esternato avance meno giocose, Annalisa non sapeva se l'amore per il proprio fidanzato sarebbe stato sufficiente a fargliele rifiutare. Qualche chiamata? Eh? Oh, sì, in effetti, quasi me ne scordavo. La ragazza sfilò un bigliettino da sotto un voluminoso telefono in bachelite a lato del bancone, porgendolo ad Eros con un gesto vezzoso. Era l'avvocato Landi, ha chiesto di essere richiamato. Non sarà mica nei guai, signor Lonza. Sempre, Angelo. Perché non vai a prendere un crodino? Tutta sorridente, Annalisa aggirò il bancone e quando passò accanto ad Eros, egli le affibbiò una pacca sul sedere. La ragazza emise un versetto acuto, a metà tra uno strillo e un risolino, agitandogli contro un dito, ma rossa d'emozione. Quando fu uscita, Eros sollevò la cornetta e fece girare il disco combinatore. Avvocato Giovanni Landi che parla. Eros Lonza. So che mi ha cercato. Ah, sì, sì, ho parlato con la sua commessa. Mi dispiace averla disturbata in negozio, ma non ho trovato il suo numero sull'elenco. Non c'è, infatti. Come posso esserle utile? Mentre parlava, incastrò la cornetta tra spalla e orecchio, accendendosi una Chesterfield. Avrei bisogno di un servizio da lei, signor Lonza. Che tipo di servizio? Di quelli che bruciano. Il fumo entrò ed uscì dalla bocca di Eros insieme al suo respiro. Preferirei parlarne a quattro occhi se non le spiace. Lo preferisco anch'io. Le va bene nel mio appartamento questa sera? La porta del negozio si spalancò. Annalisa era di ritorno, tutta un sorriso, con una bottiglietta di crodino per mano. Eros la salutò con un guizzo delle sopracciglia mentre afferrava una penna e si annotava l'indirizzo che Landi gli stava dettando. Perfetto. Allora stasera.
disse riagganciando. Era l'avvocato? Era l'avvocato. La giovane gli passò una bottiglietta. Un buon affare? Oh sì. Sorrise Eros Lonza, mostrando una dentatura che pareva di perla. Fece tintinnare il proprio crodino contro quello di Annalisa. Un affare caliente, Angelo. Tramontando, il sole si portava dietro uno strascico di sfumature che infiammavano Piazza della Signoria, arrossando il marmo del David e trasformando i mattoni di Palazzo Vecchio in carboni ardenti. Con il lungo cappotto di cashmere e il fedora in testa, Eros Lonza raggiunse l'indirizzo che l'avvocato Giovanni Landi gli aveva comunicato per telefono. Un ascensore privato lo portò direttamente in un appartamento dai soffitti di travi a vista, pavimenti in parquet coperti da tappeti persiani e un mobilio che probabilmente andava di voga all'epoca in cui Dante era allievo di Brunetto Latini. Benvenuto, signor Lonza. L'avvocato Landi avanzò con la mano tesa, al mignolo della quale riluceva un anello con blasone. La stretta che diede fu cordiale, ma salda. Bastò a far capire a Eros di trovarsi di fronte ad un uomo abituato ad ottenere ciò che voleva, a qualunque costo. Del resto, ciò non lo stupiva. Pur non avendolo mai incontrato prima, avrebbe dovuto vivere in una grotta per non conoscere la fama dell'avvocato Landi. Non un principe del foro, bensì un imperatore, la zecca garbugli al quale si rivolgevano gli esponenti della Firenze più altolocata per risolvere beghe legali d'ogni natura. Non era alto quanto Eros e nemmeno lo eguagliava in fisico, ma riusciva comunque ad essere imponente, quasi emanasse un certo potere occulto. Al suo ospite venne spontaneo associarlo a Christopher Lee nel ruolo di Dracula. Distinto, soave, ma con una vena crudele che si intravedeva nello sguardo. Ucciderei per un appartamento del genere, specie in questa posizione. Spero non in senso letterale. Venga, nello studio staremo più comodi. Per di qua. Eros seguì Landi attraverso la dimora, salendo una rampa che portava ad un soppalco affacciato all'ampio soggiorno. Pur essendo essenzialmente una mansarda, l'abitazione era vivacemente illuminata grazie al sapiente utilizzo di finestre, lucernai e feritoie localizzate in modo strategico. L'aria profumava di cera per mobili, fiori e un vago spettro di tabacco. Lo studio dava su Piazza della Signoria, una vista capace di fermare il battito cardiaco. Gli occhi di Eros, però, furono attratti da un grande quadro appeso al muro. Raffigurava con esplicita dovizia di particolari l'esecuzione di Alichino de Malebranche, condannato al rogo il 9 aprile 1421, proprio nel punto dove in epoca attuale sorgeva la Fontana di Nettuno. Ora capisco chi le ha parlato di me. Già, abbiamo amici in comune, lei e io. Oh, frequentiamo gli stessi ristoranti. Avrei preferito appenderla in salotto accanto al Caravaggio, ma mia moglie non ha voluto sentire ragioni. Lo stile di Ciacco non è per tutti. Ma a lei piace, immagino. Parlando, Giovanni Landi estrasse un portasigari d'argento. Conteneva una fila di partagas. Eros ne accettò uno, lasciando che il padrone di casa glielo accendesse con un fiammifero. Beve qualcosa? O gin, cognac, ma lei sembra un tipo da rum. Lo sa benissimo se ha parlato con Ciacco. Non ha bisogno di sedurmi, avvocato Landi. Perché non discutiamo di quel che le preme? Intanto, mentre Landi versava il liquore in due bicchieri di vetro di Murano, gli occhi di zaffiro di Eros avevano già addocchiato una copia del giornale La Nazione, posata sul bracciolo di un divanetto. Si sporse raccogliendola. Era l'edizione del 19 ottobre scorso, due giorni prima. Loredana Innocenti muore sul Ponte Vecchio.
si teme un nuovo caso di febbre fiorentina, urlava il titolo sopra una foto della nota attrice. Non ebbe bisogno di leggere l'articolo per sapere di cosa si trattasse. Ancora una volta, la popolazione subiva il terrorismo psicologico di questa fantomatica epidemia che da 5 anni colpiva la popolazione femminile del capoluogo toscano con una predilezione per le signore danarose. Come sempre, il termine febbre fiorentina gli provocò una contrazione di fastidio. In pratica veniva equiparato a un virus. Ma del resto c'era una miglior definizione. A volte si sentiva proprio così, un morbo, una malattia venerea su 2 gambe. Beh, non le nego che un po' mi spiace. Quella Loredana sapeva fare il suo mestiere e non aveva niente da invidiare alle colleghe americane. Landi passò ad Eros il bicchiere prima di accomodarsi sul divanetto, proprio sotto il dipinto dell'uomo che veniva divorato vivo dalle fiamme. Mi domando chi potesse odiarla tanto. Si dice il peccato, non il peccatore. Credevo che in questo caso il peccatore fosse lei, signor Lonza. Sono un peccatore quanto il soldato mandato in guerra. Beh, con la notevole differenza che il soldato non può sottrarsi ai propri obblighi. Lei è proprio un avvocato. Lo prenderò per un complimento. Ogni modo, da avvocato, apprezzo la sua riservatezza. Si vede che è un professionista. Veniamo noi, allora. Estrasse da una tasca interna della giacca una comune busta da lettere che porse al suo ospite. Il contenuto era costituito da diverse fotografie in bianco e nero. Niente di artistico, Eros sapeva riconoscere gli scatti furtivi di un investigatore privato. Sua moglie, immagino. Immagina bene. Ma l'uomo che è con lei non è il suo ginecologo, anche se il campo di competenza è il medesimo. Vedo. L'avvocato tacque per un po', circondato dai nastri di fumo che si snodavano dal sigaro. La luce aspra del tramonto scintillava sulle coste dei tomi di legge, sulla collezione di pistole 600esche e imbeveva la tela del quadro, dando l'impressione che adesso le fiamme fossero vere. Sua moglie è una principessa, giusto? Contessa, in realtà. La contessa Francesca Bardi, anche se, come può constatare, la sua nobiltà non le nega qualche svago di natura proletaria. Quel bel tipo è Paul Müller, austriaco di Vienna, poeta, filosofo e altre corbellerie simili, 10 anni più giovane di lei. Si sono conosciuti lo scorso aprile a un evento organizzato agli Uffizi. Si trattava di una mostra su Dante, personaggio per il quale entrambi nutrono una forte passione, il che li ha resi amici di penna prima e compagni di letto poi. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, eh? Ma se la vuol mettere così. Eros non aveva ancora staccato gli occhi dalle foto, nascondendo il suo divertimento. Sotto il contegno, Landi ribolliva come il Vesuvio, era chiaro. La contessa Francesca non era niente di speciale, troppo magra e legnosa, quasi priva di seno, con la faccia cavallina e gli occhi stretti. Ma del resto, si dice che pure Cleopatra fosse bruttina e ciò non di meno sapeva esercitare un fascino irresistibile su chiunque ne incrociasse lo sguardo. Paul Müller, al contrario, era un bel ragazzo teutonico, i capelli lunghi, la barba incolta, il tipico bohemien trasandato che tanto attira le signore del bel mondo. Una cosa era certa, non era stata la Divina Commedia ad unirli, poco ma sicuro. Nel caso di lui, probabilmente era il patrimonio della contessa a fargli gola. E per quanto riguardava quest'ultima, beh, da quegli scatti sembrava proprio che Müller sapesse dove mettere mani, lingua e tutto quanto il resto. «Vedo che quelle foto le piacciono. Vuole che gliele lasci?» Eros avvertì un moto di stizza nel sussiego dell'avvocato. Alzò lo sguardo.
Lo chiedo contro il mio interesse, ma sono curioso. Non potrebbe semplicemente divorziare? C'è una cosa chiamata onore, signor Lonza. E con un divorzio finirei con il perderlo, specie in circostanze simili. E poi, anch'io apprezzo l'opera di Dante, e credo che ci sia una sorta di pena del contrappasso, agendo per mezzo di lei. E se sua moglie muore, lei eredita anche la sua fetta di patrimonio. Dico bene. L'avvocato sventolò una mano, come a voler dire che del vile denaro lui non se ne curava affatto. Ha un'idea su come agire? Il 4 novembre, Francesca e io festeggeremo il nostro 21° anniversario di matrimonio. Come ogni anno, ho prenotato una suite all'Hotel Baglioni. Ceneremo nel ristorante dell'albergo e trascorreremo, almeno in teoria, una notte di passione. Solo che, stavolta, tra le lenzuola ci sarà lei, signor Lonza. E sua moglie non se ne accorgerà? No. Vede, Francesca è quel genere di aristocratica che non si sente soddisfatta finché non riesce a vedere bene il fondo di una bottiglia di Brunello di Montalcino, se capisce quel che intendo. Farò in modo durante la cena che ci siano parecchi fondi di bottiglia da guardare. Con la luce spenta, anche se a scoparla fosse Marlon Brando, non se ne renderebbe conto. Può funzionare. Sì, passiamo alla parte finanziaria. Quanto mi costerà? Pensavo a 1.000.000. Le darò 500.000 in contanti adesso. In acconto. Spiegò Landi alzandosi dal divanetto per dirigersi allo scrittoio d'ebano sul quale, con un intimo moto d'orgoglio, Eros individuò vari oggetti provenienti dalla sua bottega. Il resto lo avrà quando mia moglie sarà diventata la cara Salma. Da un cassetto prese una busta che porse all'ospite. Eros la intascò senza controllarne il contenuto. Landi era troppo serio per fregarlo. Quanto ci vorrà affinché... affinché si abbia il risultato? 2 giorni. 3 al massimo. Una volta c'è stata una tizia che è durata quasi una settimana. Ma è stato il solo caso. Vuole che lasci un messaggio? Prego. Alcuni apprezzano che dica qualcosa, un modo velato per attribuirsi il merito, o roba simile. Le labbra dell'avvocato, come vermi, si avvolsero al sigaro. La brace avvampò sulla punta, ma il rosso si spense subito nel grigio. Allungò il braccio facendo piovere la cenere in un posacenere in marmo di Carrara. Mi sembra una bella idea. Glielo farò sapere non appena mi verrà in mente il giusto epitaffio. Scesero le scale, attraversarono il salotto, mentre fuori dalle finestre la sera calava lentamente. Davanti alle porte dell'ascensore si strinsero nuovamente la mano. C'è una cosa però che non posso fare a meno di domandarmi. Mi dica. Considerando quello che lei conosce, ecco, non ha la minima paura delle conseguenze? E lei? Io sono avvocato. Ero consapevole di avere un posto all'inferno fin dal momento in cui ho iniziato a esercitare. E comunque, io non sapevo, ma lei sì. Chi lo sa? Replicò sornione Eros mentre entrava nell'ascensore. Forse mi illudo che saranno magnanimi. Anzi, magari mi elargiranno una gratifica. E perché dovrebbero? Beh, l'inferno è pieno anche grazie a me. Dove pensa che finiranno le anime di tutti quelli che mi hanno pagato per scopare a morte la moglie? Con lentezza le porte della cabina si chiusero sul volto inespressivo di Giovanni Landi e sul sorriso di Eros Lonza. Nel crepuscolo violetto, l'alta figura di Eros Lonza sfilava tra le vie che erano state la culla del Rinascimento. Dalle vetrine dei ristoranti, luce ambrata si riversava sul lastricato,
mentre camminava verso una cabina telefonica con una sigaretta che gli ballonzolava tra le labbra. Stava ancora pensando alla conversazione con Landy. Era davvero un bel tipo quello. Sarebbe stato un eccellente inquisitore se solo fosse nato nell'epoca giusta. Si capiva che traeva piacere nel mettere a disagio e tormentare il prossimo, anche nella circostanza in cui il prossimo era stato chiamato da lui stesso per svolgere un servizio. Ma Eros si sentiva fiero del proprio comportamento. Non si era lasciato intimidire. Aveva risposto colpo su colpo e alla fine l'ultima parola era stata la sua. Landy aveva tentato di scaricargli addosso la responsabilità, di farlo sentire colpevole. Aveva tenuto a mettere in chiaro che agiva per onore, sottintendendo invece che Eros, in quanto mosso esclusivamente dal guadagno, fosse in qualche modo più detestabile. Si portò la cornetta all'orecchio, facendo scivolare qualche gettone nell'apparecchio prima di digitare un numero che conosceva a memoria. Dopo tre squilli, una voce brontolò. «Pronto?» «Solo tu riesci a far suonare pronto come un vaffanculo, Ronte.» «Ti ci posso mandare pure Chiaretto, Ondo?» «Ma come? A me che ti voglio tanto bene.» «Frega una sega del bene che mi vuoi, a me interessa la mia percentuale. Ce n'ha già un'altra nel mirino.» «Ho l'anticipo in tasca.» «Maremma maiala, ma non lo fai sfreddare mai?» «Mi serve il trono per la notte del 3.» «Si può fare, però stavolta voglio il 15. «Ronte, non lo sai che il prodigo va all'inferno?» «Pure avaro, e nello stesso cerchio. Il 15%, se no vado a dirla a male branche, così ti ripescano nell'arno.» «Dopo aver pescato te, va bene il 15. Ma è fica.» «Non stavolta.» «Meglio, ti odio quando strini quelle fie, già ce ne so un po'.» «Tanto a te non la darebbero, molte o poche che siano.» «Ma va a fare in culo, va.» «Sì, con quel tegame di tua madre. Ricorda, per la notte del 3. Riagganciò e uscì dalla cabina con la chiara intenzione di ficcarsi nel primo bar e rimanerci fino allo spuntar del giorno. La mattina del 30 ottobre, alla bottega Lo Scrivano, arrivò una lettera. Malgrado fosse priva di mittente, Eros Lanza capì immediatamente da chi fosse stata spedita non appena ne lesse il contenuto. Su un cartoncino, vergato con una calligrafia chiara e priva di fronzoli, tracciata con il pennino di una stilografica, stavano solo quattro parole: «Vexilla regis prodeunt inferni». Eros non era tal punto versato nell'opera del sommo poeta da riconoscere quella frase. Pertanto lasciò la sua commessa Annalisa ad occuparsi del negozio e andò a comprare una Divina Commedia dal libraio più vicino. Non gli ci volle molto a venire a capo del significato di tali parole. Si trattava dell'incipit del 34° canto dell'Inferno, quello che introduceva alla Giudecca, il luogo dove venivano puniti i traditori. «Molto appropriato, avvocato Landy.» Un cameriere ondeggiò agilmente tra i tavoli fino a raggiungere quello dove Eros Lonza aveva preso posto, mettendogli dinanzi una fiorentina spessa 5 centimetri, accompagnata da una scodella di fagioli cannellini. Affamato, Eros vi affondò subito il coltello. La carne era tenera e al sangue, proprio come piaceva a lui. Masticando con entusiasmo, si guardò intorno. Non c'era un solo tavolo che non fosse occupato, e malgrado fuori imperversasse il diluvio, c'erano almeno 10 persone in fila presso il bancone, in attesa di sedersi. Non lo stupiva. La fama della quale l'osteria Ciacco poteva fregiarsi aveva da tempo oltrepassato non solo i confini di Firenze, ma pure dell'Italia stessa. A quei tavoli cenavano ministri, capi di Stato, famosi attori, nobili di ogni paese. C'erano liste di attesa di settimane, persino di mesi, anche se Eros non aveva avuto alcun bisogno di prenotare.
per quanto il locale potesse essere gremito, c'era sempre un tavolo disponibile per uno della cerchia degli infernauti. Ma non era solo per la zuppa di pane, la panzanella o le eccellenti bistecche se il locale era diventato una meta imprescindibile per la Firenze altolocata. Gran parte della sua fama gli derivava in larga misura dal proprietario medesimo Bruno Ciacco e dalla sua controversa arte pittorica. Molti esemplari di quest'ultima erano appesi proprio alle pareti di mattoni del ristorante. Era opinione diffusa che si trattasse di fantasiose suggestioni tratte dall'inferno dantesco, ma Eros, che conosceva la verità, si chiedeva quanti militanti della Democrazia Cristiana, quante capricciose stelle di Cinecittà e quanti diplomatici stranieri avrebbero gradito pranzare lì dentro, sapendo che i personaggi raffigurati in quelle tele erano stati ritratti dal vivo. Probabilmente a molti sarebbe andato di traverso il Chianti. Lasciando da parte Ronte, che era solo un facente funzione di guardiano e custode, l'unico altro infernauta che fosse a conoscenza del piccolo giro d'affari di Eros era appunto Ciacco, e sempre quest'ultimo, 5 anni prima, l'aveva introdotto in quella società segreta che viveva celata sotto la pelle del capoluogo toscano fin da quando l'alchimista Alichino de Malebranche era andato incontro al terribile epilogo della propria esistenza, accusato di eresia e stregoneria. Le sue urla strazianti di dolore erano rimbalzate sulle pareti dell'alberghetto, il nome con il quale era designata la stanza della Torre di Arnolfo, dove i prigionieri venivano sottoposti a interrogatori e torture. Dopo aver subito il tormento della corda e del cavalletto, ancora sofferente per le lussazioni, era stato vestito di una tunica bianca, obbligato a procedere lungo la passerella che conduceva alla pira, mentre i crudeli ragazzini nascosti sotto le assi del camminamento gli avevano conficcato rametti appuntiti sotto i piedi. Contrariamente alla solita procedura, Alichino de Malebranche non venne prima impiccato. Era ancora vivo quando il fuoco iniziò a sbocconcellarlo con i suoi denti arroventati. Le ceneri del rogo in parte furono sparse nell'Arno e in parte raccolte dalle lavandaie per il loro bucato. Ma se l'alchimista era morto, altrettanto non si poteva dire della sua opera più grandiosa, quella per la quale era stato condannato ad una fine tanto disumana. Era stata portata in salvo dai suoi seguaci, nascosta durante i secoli in luoghi sicuri e segreti, usata soltanto durante il raduno annuale, che si svolgeva alla notte del 9 aprile, data in cui Malebranche era stato bruciato vivo. Una figura ingombrante si spostò attraverso il locale. Le conversazioni si smorzarono e molti commensali presero a mormorare a voce bassa, indirizzando al nuovo venuto occhiate tra l'eccitato e l'inorridito. Bruno Ciacco faceva sempre quell'impressione a quanti lo vedevano. Persino Eros, che lo conosceva da anni, faticava a posare gli occhi su quel corpo rigonfio, molle e informe, un flaccido sacco che solo per miracolo non si era ancora squarciato. Si muoveva a fatica, quasi sciabordando, la pelle incolore e sudata, la testa calva, nella quale i tratti facciali parevano sul punto di colargli dalle ossa. Era rivoltante, a malapena umano, malgrado la gente facesse di tutto per ignorare la sua bruttezza. Non era sempre stato così, ovviamente. Un tempo era stato un uomo normale, persino attraente, ma i tanti viaggi sul trono, a lungo andare, avevano chiesto il loro tributo. Come ogni volta che lo incontrava, Eros si domandò se non stesse vedendo il proprio futuro in quell'essere deforme che si muoveva come se ogni respiro fosse l'ultimo. La vista di Ciacco era l'unica cosa in grado di fargli seriamente pensare di smettere di essere un infernauta. Gli tornò in mente il colloquio con l'avvocato Landi. Perché lo faceva? Non percepiva il pericolo? Che discorsi, certo che ne era ben consapevole, ma del resto anche il tossico sa benissimo quanto dannosa sia la droga,
senza che questo lo induca a smettere di sniffarla o iniettarsela. Quanti alcolizzati maledicevano il vino prima e dopo averlo bevuto. Quanti fumatori rinnegavano il tabacco sul letto di morte, con i polmoni scartavetrati dal cancro. Ma l'essere umano era fatto così. Preferiva lasciarci lo zampino, anziché ignorare la fetta di lardo. Erano i soldi ciò che lo spingeva a continuare. Era il brivido blasfemo di dare un'occhiata dove ai vivi non era concesso. Forse si era spinto oltre il limite del non ritorno e senza una dose non sarebbe riuscito a vivere. Non conosceva la risposta e comunque chi se ne importava. Quel che sapeva era che, a quanto sembrava, su di lui gli effetti dei viaggi non si erano mai fatti sentire, né tanto né poco. Ciascun infernauta aveva la sua purga, come veniva chiamata tra di loro, un modo per sfogare l'accumulo di tossine che ogni andata e ritorno comportava. La purga di Ciacco, per esempio, era l'arte. I suoi quadri erano di una mostruosità sublime. Un'estasi malata vibrava in quelle tele, un dolore che molti non riuscivano neanche a sbirciare. Questo non gli garantiva l'immunità completa, ma perlomeno era ancora vivo, cosa che non si poteva dire di tanti altri. Per Eros, invece, la purga era il sesso. Non l'aveva scelto o deciso lui. Nessun infernauta aveva facoltà di stabilire a priori quale metodo fosse efficace per disintossicarsi. L'aveva scoperto casualmente, come se a guidarlo fosse stato un Virgilio interiore. Dopo aver provato il trono la prima volta, era stato male da impazzire, una sofferenza ai limiti del disumano, quasi fosse stato sottoposto a radiazioni. Una notte, in preda al delirio, era uscito di casa vagando come in un incubo lungo le vie della città, finché in un vicolo una prostituta in cerca di clienti l'aveva adescato. Nell'istante stesso la mente gli era tornata lucida, ardente di un puro desiderio carnale, che aveva soddisfatto lì, in quel vicolo buio, lasciando la donna così stordita e stremata da non riuscire neanche a chiedergli il compenso. Due giorni dopo, sul giornale, aveva letto l'articolo di una donna stroncata da un male ignoto e fulminante mentre si trovava in un bar. Osservando la foto, aveva riconosciuto il volto della sfortunata e ci aveva messo poco a fare 2 più 2. Per quanto la morte di una prostituta non sia certo materiale da prima pagina, le circostanze del decesso avevano generato un grande scalpore. A seguito dell'autopsia, i medici ne sapevano meno di prima. Non erano riusciti a stabilire quale meccanismo fisiologico, inceppandosi, avesse dato come risultato quell'inusitato innalzamento della temperatura corporea che aveva letteralmente cotto la donna dall'interno. Era stata la prima vittima di quella che anni dopo sarebbe divenuta nota agli abitanti della città come la febbre fiorentina. Ma nessuno era rimasto basito quanto Eros Lonza medesimo, il quale si era sentito perfettamente ristabilito, senza alcuno strascico, se non un'intensa voglia di provare nuovamente il trono. Non poteva farsi bastare una singola notte all'anno, ne bramava di più, non poteva farne a meno. Aveva capito all'istante il da farsi. Per prima cosa doveva corrompere Ronte, il custode, in modo tale da poter avere accesso al trono quando ne sentiva il desiderio. Sapeva però che non gli sarebbe costato poco, ma a tale problema trovò una soluzione immediata. Chissà quanti mariti sognavano che alle mogli capitasse un incidente mortale. Chissà quanti uomini avrebbero venduto l'anima per vendicarsi di una donna infedele. Avrebbe potuto mettere il suo talento al loro servizio, a patto che sborsassero il giusto onorario. Per tale ragione dovette parlare di quell'idea con Ciacco, l'unico di cui si fidasse e che potesse metterlo in contatto con gente dallo spropositato conto in banca. Il primo cliente era stato Ciacco stesso,
Per via del suo cambiamento fisico, la moglie l'aveva piantato in asso. Per Eros, così abile nell'arcano gioco della seduzione, non era stato complicato coinvolgerla in una notte di passione, dopo una serata trascorsa nei bagordi, saltando di locale in locale. 3 giorni dopo, il di lei necrologio era comparso sulle pagine dell'Annazione. Ciacco aveva iniziato a procurargli clienti tra le sue altolocate conoscenze e il flusso era stato molto più rapido e corposo di quanto Eros avesse potuto immaginare. Ben presto, tramite una rete segreta di passaparola, non era stato più necessario avere qualcuno che facesse da tramite. Gli interessati si mettevano in contatto con lui direttamente. La febbre fiorentina aveva iniziato a dilagare, mietendo sempre più vittime, ma a dispetto dell'attenzione crescente che stava generando, Eros non si sentiva preoccupato. Non avevano alcun modo di risalire a lui e in ogni caso di che potevano accusarlo? Di essere un amante letale? Inoltre si stava rendendo conto che nessuna spiacevole controindicazione aveva intaccato il suo fisico. Anzi, azzardava dire che il suo metodo, oltre a rafforzargli il corpo, lo stesse rendendo pure più attraente e non solo a livello estetico. Gli sguardi che perfette sconosciute gli lanciavano quando passeggiava per la strada o sedeva al bancone di un bar per un caffè erano inequivocabili, turgidi dello stesso appetito con il quale lui aveva guardato la sua fiorentina prima di cominciare a mangiarsela. Una volta uscito dall'osteria Ciacco, sollevandosi il bavero della giacca, Eros Lonza prese a risalire Lungarno Vespucci in direzione di via De Benci. Si trattava di una camminata di quasi mezz'ora e in altre circostanze sarebbe stata piacevole, ma quella notte il tempo stava dando il peggio di sé. Pioveva da ore e il fiume stretto nei suoi argini ruggiva e mugghiava come un dragone. Quando arrivò di fronte al portone a 2 battenti, incastonato nella facciata di un palazzo del XIV secolo, era letteralmente fradicio e scosso dai brividi. In una nottata come quella, un viaggio all'inferno non sembrava così male. Afferrò l'anello del batacchio, usandolo per bussare. Il pannello di uno spioncino scivolò di lato e 2 occhi arcigni lo scrutarono per qualche istante prima di sparire. Una porta più piccola, ritagliata nell'anta più grande, si spalancò. Malgrado non fosse religioso, a Eros veniva sempre voglia di farsi il segno della croce quando si trovava di fronte a Carlo Ronte. Magro e con la schiena curva, sempre vestito di scuro, con lunghi capelli color topo che gli si spargevano in ciocche unte sulle spalle, somigliava allo stereotipo del beccamorto iettatore. Il suo cipiglio non manifestava mai espressioni diverse dal disgusto e dallo sdegno. Era stato incaricato di far da custode al trono da Giorgio Malebranche, ultimo discendente di Alichino, nonché capo della cerchia degli Infernauti. Ecco, bravo, lo sgocciola tutto il pavimento, tanti biscro da pulire sono io, Neanche il culo ti pulisci, figurati i pavimenti. Non potevi scegliere un'altra notte. Ho sentito alla radio e la situazione si sta facendo rifia per davvero. Ero tentato di darti buca, già a Pisa nel 44, a momenti ho fatto la fine del sorcio, E la mia percentuale ce l'hai. Pisano eppure avido. Dopo che ebbe ricevuto le proprie aspettanze, Ronte fece strada negli umidi sotterranei del palazzo, malamente illuminati da una serie di lampadine che emettevano una luce giallastra, un po' singhiozzante. Scesa una breve rampa di scale, si trovarono di fronte ad una vecchia porta, nella cui serratura il custode conficcò una chiave. Sospinse l'anta, che emise un lamento tetro e riecheggiante. «Mi serve il chimia», disse Eros, il palmo della mano rivolto all'insù. Il custode si frugò nella tasca, estraendo un oggetto appeso ad una catenella. Per dimensione e forma ricordava una pallottola d'argento, ma la superficie, anziché liscia,
era tutta intarsiata di lettere ebraiche incise sulle sezioni dell'artefatto. Eros se lo mise al collo e attraversò la porta. Si trovò in una stanza dal soffitto a botte e i muri chiazzati d'umidità. Ogni 9 aprile quelle pareti erano drappeggiate di paramenti, candelabri d'ottone, con sedie e tavolini per il rinfresco. Ma al momento l'unico arredo era costituito da uno scranno cesellato al centro del pavimento, il trono di Dite. Io non lo capirò mai come fate voi altri a osare quell'affare. Se chi l'ha costruita finita arrosto, un motivo ci sarà, no? Beh, o chi è la prossima alla quale fare la festa? Hai ricevuto la tua percentuale e hai fatto la tua parte. Ora togliti dai coglioni, per favore. Beh, ma va all'inferno! Tra un attimo. Brontolando, Ronte se ne andò sbattendo la porta. Rimasto solo, Eros si levò il soprabito zuppo e il fedora, lasciandoli sul pavimento. Aveva mani e piedi gelidi, ma non solo per la bassa temperatura di quel posto. Non ci si abituava mai all'uso del trono di Dite. Ogni viaggio era diverso e trasportava in una nuova ubicazione dei regni infernali. Finora non era mai stato 2 volte nel medesimo luogo. Poteva finire ovunque e incontrare di tutto. Si pose di fronte allo scranno. Era in legno di olmo, con intagliati simboli di un linguaggio mai decifrato, che portava alla mente la scrittura araba. Le informazioni pervenute riguardo a quell'oggetto erano davvero poche. Non si sapeva, per esempio, quali arti avesse impiegato Alichino de Malebranche per dargli i suoi poteri, ma alcuni suggerivano il coinvolgimento di un aiutante straniero in certi documenti indicato come l'oscuro viandante, in altri come Assim ibn Marid. Eros si volse, il cuore in gola, il pugno così stretto all'amuleto che le nocche gli sbiancarono. Chiuse gli occhi, inspirando profondamente. Quindi si sedette. Provò la consueta impressione di precipitare da un'altezza vertiginosa a folle velocità. Per un momento asfissiante, fu certo che polmoni, stomaco, fegato e tutti i visceri gli sarebbero risaliti su per la gola. Le orecchie gli si riempirono di una cacofonia di suoni, quasi si trovasse al centro di un'orchestra composta da 1000 musicisti, intenti ad accordare i loro strumenti. Tutto il corpo gli oscillò violentemente in avanti e poi all'indietro. Gemette quando la nuca batté contro l'alto schienale dello scranno. Boccheggiò a lungo, sudato, gli occhi serrati e il cuore trasformato in quelle palline legate ad un elastico che vengono fatte rimbalzare su una racchetta. Quando aprì le palpebre, il campo visivo tornò a fuoco, poco per volta. Non si trovava più nella cantina del palazzo di Via de' Benci, non era più a Firenze, né in Italia, né sulla terra. Guardando in alto, al posto del cielo si trovava una sorta di sbiadita luminescenza perlacea, una via di mezzo tra un fitto bianco di basse nuvole e un'aurora boreale priva di colore. L'effetto era deprimente. Come al solito, era impossibile stabilire se fosse giorno o notte. Una radiazione piatta e smorta pioveva dall'alto, dando all'aria una qualità polverosa, una sorta di crepuscolo perpetuo, dove la luce e il buio si annullavano a vicenda, pur coesistendo. Quando fu sicuro di potersi reggere in piedi, Eros Lonza si alzò. Nel guardarsi intorno, niente gli fu familiare. Chissà in quale zona dei vasti territori dell'inferno era finito stavolta. Controllò l'orologio, ma solo per notare quel che già sapeva. Sotto il vetro del De Sotos, le lancette vorticavano come l'ago di una bussola impazzita. Il tempo non esisteva in quell'universo e scorreva in modo diverso che sulla Terra. 10 minuti all'inferno potevano equivalere a 5 ore a Firenze,
ma non esisteva un preciso termine di paragone. Si trovava a camminare in una sorta di fortezza. Gran parte delle mura e del tetto erano crollate, dando modo di vedere all'esterno. Strutture simili erano abbastanza ricorrenti. Giorgio Malebranche, il loro capo, supponeva si trattasse delle vestigia di una enorme città, forse la Dite che Dante descriveva nella Divina Commedia. Se fosse giunto lì durante una regolare riunione degli infernauti, Eros avrebbe dovuto annotare ogni cosa in un taccuino e i suoi appunti, in seguito, sarebbero stati trascritti nell'archivio. Lo scopo della loro società era una sorta di esplorazione geografica degli inferi. Stando attento, camminò fino a dove le mura crollavano e provò un raggelante senso di vertigine. Il suolo era a 500, forse 800 metri più in basso. Da quell'altezza il panorama era ben visibile, benché non ci fosse un granché da vedere. Una distesa butterata e paludosa, monocromatica e senza vita, dove densi banchi di nebbia vagabondavano celando vaste porzioni di brughiera e acquitrini. Spingendo lo sguardo più avanti, si incontrava un orizzonte nebuloso, dove forme di montagne erano appena indovinabili. Eros non si lasciò ingannare dall'apparente solitudine. Come nel deserto, la vita, seppur una vita deforme e avernale, era in agguato ovunque. Una testimonianza erano gli ammassi che crescevano tra crepe e interstizi delle pareti, una commistione tra funghi e piante grasse di un ributtante verde violaceo. Trasudavano perle di liquido color vino che serviva ad attirare grossi insetti carnosi, una sorta di incrocio tra farfalle e tafani che vi restavano incollati. L'infernauta prese a bighellonare, aggirandosi nei corridoi e circumnavigando ammassi di detriti. Procedeva in uno stato di allarme perpetuo, come se quel luogo ridestasse in lui ogni più atavico senso di pericolo. Ma non provò ad arginare la sensazione. Poteva salvargli la vita. Tenendo ben a mente il percorso che l'avrebbe ricondotto al trono, addocchiò altri indubitabili segnali di presenze autoctone. Le pareti erano un groviglio di graffiti, non diversi da quelli che avrebbe potuto trovare in certi quartieri malfamati di Firenze, solo che questi erano stati incisi sulla pietra con gli artigli, in caratteri ed in una lingua ignota all'umanità. Gli era difficile comprendere che scopo avesse o avesse avuto l'edificio in cui stava camminando. L'architettura, così pesantemente erosa da milioni di anni di agenti atmosferici, aveva finito con l'assumere l'aspetto di una titanica conchiglia rotta, il genere di guscio che avrebbe potuto contenere un mollusco grande abbastanza da divorare un'intera città. Non era escluso che in origine fosse davvero stato così, dato che in alcuni punti le pietre lasciavano posto ad una sorta di materiale madreperlaceo. Un rumore sferragliante indusse Eros a immobilizzarsi, schiacciando la schiena contro una parete, mentre poco più avanti, da un arco, emergevano delle figure. Il viaggiatore fu pungolato dall'istintivo desiderio di fuga, ma si trattenne. Non aveva indossato il ciondolo che portava al collo per bellezza, ma si trattava di un Kim-Ya, un amuleto con incisi nomi di potenti angeli che lo rendeva invisibile alle stirpi demoniache. Ciò non gli impedì tuttavia di provare un moto d'orrore quando le creature emersero dall'arco, avvicinandosi. 5 anni di viaggi all'inferno lo avevano messo al cospetto di un'incredibile varietà di mostri, ma era difficile abituarsi a loro, specie quando erano abbastanza vicini da poterne fiutare l'odore acre. Il manipolo che gli stava sfilando chiassosamente davanti era formato da 5 esseri, il più basso dei quali sfiorava i 2 metri. Nella loro anatomia spiccavano le caratteristiche di vari animali malamente miscelati, anche se Eros pensò che il coccodrillo
fosse quello predominante, date le code corazzate, i lunghi musi zannuti e le placche ossee sul corpo, dove non era coperto di pelo. Procedevano su due zampe e, a dispetto delle apparenze, non erano bestie. Ciò si evinceva dal fatto che indossavano abiti, o meglio, si erano agghindati con quelle che parevano parti rugginose di armature e cotte di maglia, più larghe pezze di cuoio legate insieme alla bella e meglio. Stringevano negli artigli armi ugualmente raffazzonate, lunghe aste alle quali erano fissate zanne di enormi creature. Nel complesso rendevano l'idea di un gruppo di mercenari o cavalieri caduti in disgrazia. Come ogni organismo di quelle lande, erano ampiamente deformi, con arti atrofizzati, troppi occhi o troppo pochi, escrescenze tumorali che palpitavano, parti del corpo in sovrannumero. Somigliavano molto ai soggetti che Ciacco immortalava nei suoi quadri. Eros lasciò che lo oltrepassassero, coprendosi bocca e naso con la mano per sopportarne l'afrore acido. Dovevano essere a caccia perché cercavano e annusavano, andando a stuzzicare le crepe dei muri o sotto le macerie con la punta delle loro armi. Ogni tanto si scambiavano frasi in un idioma gutturale e ringhiante. Con lentezza piegò le ginocchia e, senza staccare gli occhi dal gruppo di demoni, raccolse una pietra grossa quanto un pugno. Tornò ad alzarsi, prese la mira e lanciò il sasso, il quale andò a colpire la testa di uno della combriccola, rintoccando contro l'elmo. Il demone sussultò, emettendo un sibilo lacerante. La lunga coda muscolosa spazzò il terreno violentemente. Si volse di scatto verso il compagno al suo fianco e, senza esitazione, gli dette uno spintone così forte da proiettarlo contro un cumulo di detriti. Ci fu un fracasso come quello causato da una decina di padelle che cadono da una mensola. La mano di Eros premette di nuovo contro la bocca, ma per soffocare una risata. Non importava con che tipo di creature si trovasse a che fare di volta in volta, quel trucco funzionava sempre. Il demone, ingiustamente spintonato, si rimise in piedi, sferragliando, e imbracciò la propria lancia, pronto a vendicare l'offesa. Ci fu un breve ma accanito scambio di colpi, prima che la sommità della lancia si incuneasse tra le piastre dell'armatura sotto al collo del primo mostro, aprendogli una terrificante ferita che quasi lo decapitò. Dallo squarcio ribollì una materia nera che sgorgò dai lembi slabbrati, ma non come uno zampillo, bensì al pari di una massa compatta e senziente. Sotto lo sguardo divertito e stupefatto di Eros, il sangue del demone assalì l'aggressore, inglobandolo alla maniera di un'enorme ameba di vetro vulcanico, mentre il corpo dell'essere ferito, ormai inerme, stramazzava. La situazione si stava facendo troppo movimentata, quindi Eros decise di battere in ritirata, lasciando quel gruppo alle prese con i guai da lui provocati. Imboccò un arco diverso da quello dove era uscito il drappello di Abomini, risalendo una stretta rampa di scale a chiocciola che si avvolgeva nel corpo centrale di una torre. Mentre saliva, scoprì di sentire un diffuso calore. Era una sensazione spiacevole, ma non ignota. Si trattava solo del suo corpo che stava assorbendo gli influssi infernali, riempiendosi di quel potere ardente che la notte del giorno dopo avrebbe riversato nella contessa Francesca Bardi. Ottimo, quando ne fosse stato saturo, avrebbe potuto fare ritorno a Firenze. Sbucò da un'apertura e strabuzzò gli occhi, meravigliato da quel che gli si parava di fronte. C'era una sorta di piazza immensa, abbastanza ampia da accogliere due cattedrali, perimetrata da un parapetto in buona misura crollato. Era talmente alto che le nubi riuscivano a sfiorarla, impigliandosi nelle merlature. Le vaste dimensioni di quel luogo, tuttavia, non erano il motivo dello sconcerto di Eros. Sparse a casaccio in quella piattaforma lastricata,
stavano bizzarre strutture che ricordavano titaniche mani dal palmo rivolto all'insù, le dita contratte ad artiglio, alte oltre 5 metri. Da queste falangi fossili si dipartiva un intrico di catene rugginose che si combinavano in una sorta di ragnatela, al centro della quale erano impastoiati grossi, pallidi corpi. Avvicinandosi, Eros colse un che di artistico, per quanto grottesco e inquietante, un accenno di sensualità che mai aveva visto in quelle lande. I corpi erano quelli di gigantesse dalla pelle bianca, appena sfumata in un pallido livore, ma non sembravano morte. Laddove le catene le avvolgevano, si notava una morbidezza incompatibile con la rigidità di un cadavere. Davano piuttosto l'impressione di essere in coma. Man mano che avanzava presso la più vicina, gli occhi dell'infernauta captavano altri particolari. La donna gigante aveva lunghissimi capelli tinta avorio, le ciocche che andavano a unirsi alle catene in un intrico di linee geometriche. Salvo che per le dimensioni e la carnagione di un bianco innaturale, sembrava una femmina umana del tutto normale, o almeno questo fu quel che pensò Eros prima di spostare lo sguardo sul viso. Non aveva occhi, sostituiti da 2 lievissime concavità, ricoperte di pelle liscia e intatta. A pochi metri dalla meta, l'olfatto dell'uomo venne a contatto con una nube odorosa che lo indusse a bloccarsi. Non si poteva certo dire che l'inferno avesse un odore gradevole. Per quello Eros trasecolò quando per la prima volta annusò qualcosa che non gli torcesse lo stomaco dalla voglia di vomitare. Non si trattava propriamente di profumo, sebbene lui l'avrebbe certamente identificato in tal senso. Era l'effluvio sottile e prezioso della carta di buona qualità e il sentore più chimico, ma ugualmente inebriante, dell'inchiostro fresco. A questi si mescolavano le note del cuoio pregiato, l'aroma che emana quando viene scaldato dal sole del tardo pomeriggio e del legno antico. In poche parole, erano gli odori della sua bottega, compagni olfattivi benevoli e rassicuranti, giunti da un mondo lontano da viaggi infernali e omicidi su commissione. Se glielo avessero domandato, Eros avrebbe prontamente risposto che il suo odore preferito era quello di donna, ma non era così, non nel suo inconscio. Erano gli aromi della bottega i suoi prediletti, profumi che lo riportavano all'infanzia, quando aiutava suo padre in negozio, osservandolo parlare con i clienti, maneggiando raffinata carta frusciante e boccette di inchiostro che riverberavano al sole come pietre preziose. Un'ombra lo sorvolò, riportandolo alla realtà. Una grossa sagoma scendeva ad ampi cerchi sulla terrazza, simile ad un avvoltoio, solo che non si trattava di un uccello. Era una delle tante forme assunte dai demoni in quel luogo di follia. Ignorò Eros, planando verso una delle strutture che intrappolava una donna gigante. Ricordava un po' un gargoyle con ampie ali di cuoio, schiena bitorzoluta e il grugno schiacciato, simile al muso di un pipistrello. Pareva incuriosito dalla gigantessa inerme. Il suo naso coriaceo a ferro di cavallo sniffava con evidente entusiasmo. Eros smise di curarsi dell'essere, tornando a concentrarsi su ciò che gli stava di fronte. Risalì il polso di pietra di quella sorta di mano, raggiungendo quel candido corpo in sospensione. Era lungo non meno di 3 metri, le catene che tenevano gambe e braccia divaricate. Trovandosi nella Y formata dalle lunghe cosce, Eros si avvide che l'odore usciva proprio da lì, più forte che mai. Evidentemente dava alla testa, perché in normali circostanze, anche protetto dall'amuleto, non si sarebbe mai arrischiato ad allungare la mano, come in effetti fece. Sotto le dita, la carne aveva la levigatezza di una pietra estratta dal mare, piacevolmente fresca, viva e burrosa. In un mondo giusto, ogni donna avrebbe dovuto avere un corpo del genere, pensò Eros, sempre più eccitato.
osava farlo. A una decina di metri da lui, il suo compagno pipistrellesco non si stava gingillando in dubbi. Ci dava dentro con tale impeto da far tintinnare le catene, mandando acuti ansimi di piacere primitivo. L'infernauta salivava abbondantemente, le pupille dilatate al punto da ridurre le iridi ad una sottile ghiera azzurra. Dopotutto, perché l'inferno doveva essere solo pericolo, orrore e sofferenza? Il peccato poteva avere risvolti piacevoli. Era proprio per questo che la gente continuava a commetterlo. Si chinò in avanti, il viso premuto contro quei seni enormi, soffici come piumino d'oca, eccitanti oltre ogni fantasia. Cominciò a succhiarli, smanioso, ossessivo, pazzo. Malgrado l'inerzia di quel corpo, si sentiva stranamente passivo, quasi che stesse ricevendo un ordine al quale non poteva sottrarsi. Frenetico, ordinò alle mani di slacciare la cintura, e mentre trafficava con la fibbia, uno strillo terrificante gli fece drizzare subito la schiena. Girò il capo, vide la creatura pipistrello che sbatteva con foga le ali, agitando le catene, ma per quanto si impegnasse non riusciva a salire di quota, restando sotto gli archi di quella struttura simile ad artigli. Sulle prime Eros non riuscì a capire quel che vedeva, ma poi se ne rese conto. Lucidi tentacoli purpurei si stavano avvolgendo al corpo del demone, intrappolandolo. Quel groviglio di grinfie sbucava dall'inguine della donna gigante. Un cupo brontolio filtrò dal corpo al quale Eros si era approssimato. Pareva il gorgogliare di uno stomaco affamato. Chinando il capo, vide i capezzoli della creatura, ancora lucenti della sua saliva, schiudersi al pari di palpebre, rivelando grossi occhi sornioni, completamente neri. L'orrore contrasse i muscoli di Eros in uno spasmo che lo fece balzare indietro e forse fu la sua salvezza, poiché nell'istante medesimo una selva di grassi tentacoli bavosi eruttò tra le cosce della gigantessa, ammorbando l'aria con un afrore cancrenoso e avventandosi sull'infernauta. Le scarpe di Eros slittarono sul polso di quella mano di pietra ed egli ruzzolò giù, inseguito da quel groviglio serpeggiante. Frustavano l'aria, andando palesemente alla cieca. Sapevano che c'era una preda nei pressi, ma non riuscivano a individuarla, malgrado Eros fosse proprio in mezzo a loro. Uno di loro gli passò davanti al viso, sfiorandogli la punta del naso. Questo eccitò i suoi compagni, che si divincolarono con smania. Eros, annichilito dal terrore, cercò di strisciare via, ma il suo spostarsi attirò l'attenzione dei tentacoli. Una grinfia scattò verso la sua gola e per un istante l'infernauta provò un dolore acuto attorno al collo, quasi che qualcosa di sottile gli penetrasse nella carne. Poi, quando il tentacolo gli strappò l'amuleto dal collo, cessò pure il dolore. Tutte le forme serpeggianti si volsero al suo indirizzo. Eros scappò via, conscio che adesso chiunque all'inferno poteva vederlo e ucciderlo. I suoi passi riecheggiarono nella piazza mentre si portava fuori dal raggio d'azione del predatore. Si guardò alle spalle una volta sola, raggelando nel vedere il demone pipistrello imbozzolato nei tentacoli che poco per volta scompariva tra le gambe della gigantessa, emettendo urla assordanti. Cercando di non pensare che aveva rischiato di fare la stessa fine, si gettò giù per le scale. Mentre passava davanti ad una feritoia, un braccio sgusciò dall'apertura e tre lunghi artigli gli si conficcarono nella spalla fin quasi all'osso. Si scostò, le urla che riecheggiavano giù per la tromba delle scale, ringraziando Dio che la finestrella fosse troppo stretta per consentire il passaggio della cosa che l'aveva avvistato. Il dolore alla ferita lo stordiva e quando controllò quasi svenne. La carne era rigonfia, nerastra, ribollente. Con la netta impressione che gli occhi di tutto l'inferno fossero puntati sulla sua fuga,
raggiunse la base della scalinata, trasalì nell'udire versi gutturali e sferragliare di armature provenire da diversi punti della fortezza, in rapido avvicinamento. Scavalcò quelli che dovevano essere i resti del demone rettile digerito dall'ameba e si inoltrò nel corridoio, ansimando, con il braccio che gli penzolava, inerte e gonfio, dalla spalla ferita. Una sagoma rapida, grossa quanto un passero, gli oscillò davanti con un ronzio. Si trattava di quelle grasse farfalle infernali che aveva visto appiccicate alle strane piante fungose. Tra gli occhi enormi guizzava un pungiglione rosso. L'insetto attaccò, ma Eros riuscì a colpirlo con un violento manrovescio prima che potesse conficcargli il laculeo nella carne. L'orrendo lepidottero finì sul pavimento, dove ronzò iracondo, svolazzando con un'ala accartocciata. Dai corridoi del castello vennero le voci ruggenti dei demoni. Pochi minuti ancora e gli sarebbero stati addosso. Mentre correva verso la salvezza, un'ombra si staccò dalla parete, ripiegandosi proprio come un cavallone di densa materia traslucida. Eros si piegò in avanti, evitando gran parte di quella massa che riconobbe come il sangue vivente del demone rettile, ma la sua mano restò inglobata fino al polso. Fu come se l'avesse immersa in un potente acido. Il dolore era inimmaginabile. In pochi istanti i polsini di giacca e camicia si sfilacciarono come sotto l'azione di tarme rapidissime, mentre sulla pelle comparvero decine di piaghe che scavarono nella carne, esponendo il biancore delle ossa. L'infernauta continuò a correre, sovraccarico di sofferenza e paura, raggiungendo il trono di Dite. Sopra di lui ampie ombre di demoni alati sbucavano dalle nuvole, i loro versi che riecheggiavano simili a strida di uccelli notturni. Da Tergo l'ameba strisciava nella sua direzione, ingolosita dall'antipasto e bramosa del piatto forte. Eros girò su se stesso, il terrore che mutava in trionfo, le natiche che si abbassavano sul sedile dello scranno. «Esco a rivedere le stelle, teste di cazzo!» Si sedette e cadde al suolo, riverso sulla schiena, lo sguardo scioccato ed incredulo, rivolto all'immondo cielo infernale, adesso oscurato da un centinaio di angeli tenebrosi che gli piovevano addosso ghignando. La contessa Francesca Bardi, avvolta in una pelliccia nera di volpe che la imbozzolava dal collo alle caviglie, stava a capo chino, il viso celato dalla veletta che scendeva dal cappellino, le mani inguantate di pizzo nero strette attorno al fazzoletto con il quale, ogni tanto, si tamponava gli occhi, benché fossero asciutti. Al suo fianco, pure lui vestito a lutto, c'era Paul Müller, che fissava l'elegante bara di mogano ricoperta di corone di gigli bianchi che conteneva le spoglie mortali dell'avvocato Giovanni Landi. Il salmodiare del prete fluttuava senza peso sopra le teste del silenzioso corteo funebre e tra le lapidi che sorgevano dal terreno del cimitero delle Porte Sante. Non trapelava vero dolore dai visi dei partecipanti. È raro che la gente provi cordoglio per uomini e donne come Landi. Piuttosto su quei volti si leggeva un certo stupore e tale sentimento, quando fissavano la contessa, si tingeva di sospetto. Del resto, l'indagine aveva stabilito che la dipartita dell'avvocato non dipendeva da nessun atto delittuoso. Una disgrazia, uno di quegli impensabili incidenti che talvolta funestano pure le famiglie più altolocate. Un momento prima, lei e suo marito stavano cenando amabilmente al Beijing, un sofisticato ristorante cinese di Via dei Servi, e un momento dopo erano stati costretti ad una corsa all'ospedale, dove l'avvocato era deceduto il mattino successivo.
La causa era stata una repentina quanto fatale reazione allergica, probabilmente innescata da una piccola quantità di mandorle, finita in qualche modo negli spaghetti di soia dell'avvocato. Era stata una sfortuna probabile, dal momento che le mandorle erano utilizzate come ingrediente di parecchi piatti, quindi nessuno aveva formulato un'altra ipotesi, che per caso era pure quella giusta, ovvero che la granella di mandorle fosse stata aggiunta dalla contessa. Era stato facile. Landi si era assentato per andare a rispondere al telefono dal momento che l'avevano avvisato che c'era una chiamata per lui e la consorte ne aveva approfittato. La chiamata era stata effettuata da Müller da una cabina telefonica. Aveva riagganciato nell'attimo in cui l'avvocato aveva risposto. Dalla borsetta Francesca estrasse una busta che andò a depositare tra le profumate corolle dei gigli. Era chiusa con un bottone di ceralacca che aveva sigillato con un timbro acquistato tempo prima dallo scrivano. All'interno la busta conteneva un messaggio che, visto come si erano svolti i fatti, suonava più ironico che romantico. Amor, cannullo amato, amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Il corteo tornò verso i cancelli, spargendo tutto intorno un soffuso coro di mormorii, mentre ciascuno, dopo aver recato le ultime condoglianze alla vedova, si infilava nella propria automobile. La contessa salì a bordo di un Alfa Romeo Giulia Spider dalla carrozzeria rosso fuoco e Paul Müller si accomodò sul sedile accanto al suo. Uno sguardo di complicità passò da un volto all'altro. Dopodiché le loro bocche si unirono in un bacio. La sera di giovedì 20 aprile 1967 l'osteria Ciacco era gremita di clienti come al solito. Sotto i suoi soffitti a botte le conversazioni si mescolavano ai profumi. La gente volgeva di rado lo sguardo ai vari quadri appesi ai muri, tutte opere del proprietario del locale, e quando lo faceva si affrettava a voltarsi altrove. L'ultimo, poi, era particolarmente tremendo, per alcuni decisamente inadatto ad un luogo dove la gente pranzava e cenava, ma del resto ciò faceva parte del fascino del luogo. Bruno Ciacco osservava la clientela dal suo angolo, sorretto dal bastone. 11 giorni prima aveva fatto un viaggio sul Trono di Dite e da quell'esperienza era nato il suo ultimo capolavoro, dipinto nel giro di una notte febbrile, come quelli che l'avevano preceduto. Il trono funzionava bene, nonostante i dovuti restauri. Molti avevano temuto il peggio l'anno prima, quando l'esondazione dell'Arno aveva annegato Firenze nella notte tra il 3 e il 4 novembre del 1966, con l'acqua che in alcune zone era salita fino a 4 metri, allagando case e cantine, mietendo parecchie vittime, tra le quali il custode Carlo Ronte, travolto dalla piena mentre tentava la fuga da via De Benci. Lo scranno, sbatacchiato dai flutti contro le pareti dello scantinato, aveva subito danni che ne avevano compromesso i poteri. Era stato dissepolto dal fango dalla cerchia degli infernauti e in quell'occasione erano stati pure rinvenuti due oggetti che non avrebbero dovuto trovarsi là sotto, un soprabito e un fedora. Fu facile risalire al loro proprietario, che però venne dichiarato disperso dalle autorità, sebbene Giorgio Malebranche e altri suoi seguaci avessero un'altra ipotesi che per ovvie ragioni non divulgarono. L'ordine era stato ristabilito, il Trono di Dite era tornato a svolgere il suo compito secolare. Un nuovo chimià era stato commissionato ad uno speciale artigiano ebreo e ogni membro poteva di nuovo compiere il viaggio annuale in sicurezza. Ciacco sospirò e sotto gli abiti le sue trippe flaccide fremettero come un budino.
Camerieri in livrea entravano e uscivano dalla cucina, trasportando bottiglie di vino, piatti di pappardelle e scodelle di pappa al pomodoro. Sopra le teste dei commensali, impegnati a mangiare, ridere e fumare, lo sguardo dell'infernauta raggiunse il quadro. Circondato da una cornice dorata, stava un uomo nudo, avvolto da innumerevoli catene come una mosca in una tela di ragno, lo sguardo allucinato, la bocca spalancata in un grido di estatica agonia, come se ad un sol tempo i suoi nervi venissero frustati da piacere e dolore estremi. Attorno a lui, lascive e sinuose, stavano donne demoniache, con code di serpente al posto delle gambe, le bocche tonde, sensuali, foderate di uncini. Sullo sfondo, ghignanti ed eccitati, stuoli di demoni accorrevano al pari di mute di segugi infernali, attratti dalla sofferenza, desiderosi di partecipare a quell'orgia di supplizi. Tale raffigurazione era così vibrante, così intensa, da riuscire a stimolare i sensi di chiunque vi posasse lo sguardo, al punto da fargli sentire urla disumane nella testa, come se arrivassero da un luogo remoto, e dava l'impressione che nell'aria profumata dell'osteria, sotto gli aromi, aleggiasse un puzzo di sangue. L'uomo del dipinto era Eros Lonza.